un disservizio alla Villa Cordova che sta creando problemi alle persone che la frequentano. Sì, allora, noi siamo stati in comune diversi giorni che abbiamo reclamato per i fattori dei bagni. L'acqua c'è, perfettamente c'è l'acqua, ma è il motorino che non via l'acqua per pulire i bagni, fare lo scarico dei bagni, e noi ci siamo rivolti più spesso agli assessori del comune. Hanno detto che provvedevano per i tipi di lavori che dovevano fare, ma più di 20 giorni che noi abbiamo i bagni così. Le persone che frequentano la Villa Cordova sono prima di andare a bagno, perché ora ve le faccio vedere come sono le situazioni del bagno, e così vediamo cosa possiamo fare per migliorare la Villa Cordova. Poi, se andate a vedere pure, c'è la fontana che è mal ridotta, acqua non esce, l'acqua nera. Hanno fatto dei lavori, hanno fatto una bella vasca e non fanno uso per la vasca. E chiedo al signor sindaco di provvedere a queste cose, perché la Villa Cordova non si deve abbandonare, perché è frequentata sia da bambini sia dai pensionati. La Villa Cordova deve aggiornare, non può stare così. Ho visto però nella vasca, per esempio, della fontana ci sono anche fazzoletti, carte, quindi c'è anche un po' di inciviltà delle persone. Sì, è vero, questo è pure vero, ma noi facciamo l'impossibile per tenerla pulita, ma se ci sono le persone che sono ingiuste, giustamente non possiamo fare niente. Noi li richiamiamo, ma lo fanno lo stesso, i vandali sono ovunque, purtroppo non possiamo fare niente. Questo è a causa che non ci sono i guardiani, come prima, un giardiniere, nessuno che controlla i bambini che cosa fanno, tagliano il rame. È un disastro completamente la villa, è una vergogna della città.